Chi di noi non ha esperienza di quanto sia stata importante per la propria formazione e la qualità degli insegnanti a scuola? Quale genitore non pagherebbe care informazioni preventive su talento e professionalità dei prof nella classe cui pensa di iscrivere il figlio? Ecco, valutare i docenti si può, con tecniche già testate in altri paesi, e c'è evidenza che la presenza di sistemi di valutazione, se efficaci, aumenta la qualità del loro lavoro. Ma gli amici insegnanti che ho io sembrano per lo più convinti che qualsiasi giudizio al proprio lavoro non possa che essere distorto, inutile o lesivo della propria libertà di insegnamento. Quello che avete sentito era l'inizio della puntata 374 di Derrick, andata in onda nel 2018. Se gli insegnanti che conosco la pensano per lo più come riferivo allora, ora abbiamo il piacere di avere con noi per la seconda puntata di seguito un'autorevole eccezione, Joshua Hanikat Balduzzi, che ci parla proprio di valutazione degli insegnanti anche in termini di sua esperienza. Senza fare un quadro normativo dettagliato, è bene partire sicuramente dall'articolo 33 della Costituzione che stabilisce la libertà di insegnamento. È abbastanza palese a chiunque il perché di questa norma in Costituzione dopo il ventennio fascista. Esistono poi, a partire dagli anni 70, delle normative che tentano di introdurre una valutazione del personale docente. Avanzando poi con gli anni si incontrano i concetti di autovalutazione all'interno del quadro dell'autonomia scolastica che si declina attraverso, per esempio, il comitato di valutazione dei docenti, che è un organo interno a ciascun istituto. Ci sarebbero poi anche degli spazi di valutazione da parte del dirigente all'interno del quadro della cosiddetta riforma Brunetta e che andò a toccare la pubblica amministrazione. C'è poi il quadro dei test invalsi che dovrebbe aiutare i singoli insegnanti ad autovalutare l'impatto del proprio insegnamento. Da insegnante posso raccontare la mia esperienza, l'impressione che si ha all'interno della scuola da studenti, da insegnanti, ma anche da fratelli genitori, è che una valutazione reale non vi sia. È che sicuramente tutti questi tentativi normativi o queste istituzioni anche non abbia poi alcuna rilevanza pratica, per esempio sulla valutazione delle carriere o sulla carriera stessa degli insegnanti. Insomma, non vi è una vera e propria carriera, tutti gli insegnanti sono messi sullo stesso piano, senza che vi sia una distinzione di merito sull'efficacia del loro operare all'interno della scuola pubblica. Grazie a Joshua Hanikat Balduzzi. Le informazioni su Derrick sono sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.